Dal 22 giugno sono stati momentaneamente chiusi i cancelli della parrocchia di San Luca. I lavori per la costruzione della nuova chiesa, infatti, stanno andando avanti e interessando anche l'ingresso e una parte della struttura già esistente, quindi non è più possibile accedere in sicurezza. Per qualche mese la parrocchia si appoggerà alla chiesa di San Pio X per la celebrazione delle sante messe sia domenicali che nei giorni feriali. Il trasferimento porterà anche ad una sospensione temporanea dello sportello di Marmo in Rete e dunque anche della distribuzione della spesa. Da qualche giorno il cantiere, come vedete, della chiesa, della costruzione della chiesa va avanti. Non solo stiamo costruendo la chiesa nuova e quindi i locali dell'oratorio nuovo, ma anche i vecchi locali che c'erano prima li stiamo adattando, ecco, per la nuova costruzione. Quindi abbiamo dovuto chiudere qualche giorno fa, che stiamo camminando insieme. Il nuovo parroco, Padre Diego, con il nuovo parroco ci lega una bellissima amicizia e quindi stiamo condividendo la chiesa per quanto riguarda, ecco, le celebrazioni eucaristiche, i sacramenti, perché per tutto il resto abbiamo dovuto chiudere. Siamo felici perché i lavori vanno avanti. Dall'altra parte i ragazzi non abbiamo potuto garantire il Grest o le altre varie attività perché appunto non abbiamo letteralmente, materialmente gli spazi e soltanto io e Padre Oscar dormiamo in canonica, ma poi tutto il resto abbiamo dovuto appunto chiudere, compreso, ahimè, lo sportello di Mamma in Rete, lo sportello della spesa o anche di altri servizi che davamo, perché letteralmente non possiamo entrare, non possiamo usufruire di questi locali e quindi il tutto viene rinviato all'apertura, ma poi all'apertura penso che così come si aprirà, ecco, non si chiuderà mai e stanno lavorando veramente bene con tanto impegno. Quindi noi speriamo dicembre 2022, però se non è dicembre, gennaio, febbraio, l'importante è che si lavora, l'importante è che si sogni, l'importante è che i parrocchiani, ecco, sono sempre più vicini e lo sono, ecco, con l'affetto, con l'amore e anche con le varie offerte che vanno dando.